la ultima domanda, non voglio dire sciocchezze, ma da quello che ho sentito e da un po' di documentazione, non ci giurerei, ma pare che le centraline siano state già installate e si parla appunto delle contrade e delle cose, già da tempo. Da quanto tempo si è entrata in funzione? Sto dicendo non è corretto dire entrata in funzione. Entrata in funzione significa che una industria va a pieno ritmo secondo quelli che sono i suoi progetti e piani industriali. È stata messa, accesa, va, per tutti i vari controlli necessari per arrivare poi a ottenere quelle autorizzazioni necessarie che dicano è tutto a posto, tutto funzionante rispetto a tutte le cose. Quindi non si può dire, ovviamente, non me l'ha detto lì, glielo dico io, funzionando, tra virgolette, come ho precisato, produce energia elettrica, quel buco, e necessariamente che fanno? La devono buttare a terra. Però questo è un aspetto che riguarda lui, non so se la vende o non la vende. Comunque il Paese sia ben chiaro, fino a oggi noi amministratori avevamo poco e niente da poter fare. Quello che potevo fare, incaricare i nostri tecnici di verificare, ma non che possono andare lì, se vanno lì non sono autorizzati, mi fanno mai entrare, è chiaro. Allora attraverso i documenti eccetera, e quindi è solo un controllo sulle carte, ma controlli di fatto li potremo fare, come dicevo prima, solo dopo questa convenzione che finalmente alla faccia di chi ha giostrato fino ad oggi alle spalle dell'amministrazione e dei cittadini di San Severo, l'amministrazione comunale sarà l'unico ad essere interlocutore. Il consigliere del PDL è lo stesso assessore, come scusi, consigliere PDL, sì, è lo stesso assessore all'ambiente, perché a questo punto i due hanno votato contro questa convenzione in Consiglio Comunale e l'assessore all'ambiente addirittura non si è presentato e aveva già espresso una posizione contraria in sede istruttoria. Avete spiegato male questo passaggio qui, no, non a me, a loro. No. Questo passaggio allora, qui, un consigliere, innanzitutto preciso che nei due voti contrari, uno solo era per consigliere, un consigliere di maggioranza, sì, quello di Frizzi, sì, non fa test perché non so se sapete se... Non fa test. Noi non la consideriamo, sa perché non la consideriamo di maggioranza? Perché è pronta a mettere a seguire il suggerimento. Allora, quel consigliere di maggioranza purtroppo invece per lui, l'ho detto anche in consiglio comunale, quando ha scritto, ha fatto delle dichiarazioni pubblicate sulla stampa, non era informato, perché purtroppo sapete chi è che parla, l'abitudine di parlare, chi non lavora, chi non collabora e chi non è neanche a conoscenza del lavoro che si fa. Quindi questi signori, prima di parlare, gliel'ho detto sempre, e per il futuro, se non lavorano come dovrebbero, perché uno che fa un consigliere comunale, uno che fa l'assessore, se non è informato, se non segue il lavoro, credo che non è che faccia il dire il proprio dovere. Allora, adesso arrivo l'assessore. Allora, prima di parlare, allora, l'assessore è il dirigente del settore. L'assessore non è venuto per impegni suoi, ma non è. Quindi deve chiedere il permesso a lei. Deve dire, ma comunque non c'entra, il loro compito era esaurito, ed era esaurito nel momento in cui, me lo dico, dopo aver fatto quei controlli sulla carta, non so su quanta cosa c'è, e dopo quel libro dei soldi, come ho detto in consiglio comunale, perché ovviamente chiunque dice chiediamo e poi vediamo che otteniamo, ma senza dire io chiedo questo perché mi spetta per questa legge, chiedo quest'altro perché mi spetta quest'altro. Disse che le cruci succintamente, io li ho criticati, mi dispiace, ma ho fatto il mio dovere, perché non è che se uno è dalla maggioranza è intoccabile. Allora, avevano chiesto da parte del cruci la realizzazione di una circonvallazione, la realizzazione di un asilo in Abbia, non solo per gli anziani, eccetera. Non so quanti milioni, opere pubbliche a destra e a sinistra, eccetera. E da ultimo la cosa che fece saltare proprio in aria i signori della centrale, e io
per la chiarezza e trasparenza, non mi vergogno, io lo dico anche se so che non sono forse tutti d'accordo. Questi due signori in quell'incontro con la centrale, quasi sono parenti, i consiglieri che facevano, stavano presenti quella mattina, furono trattati come me, i rincrescenti che meritavano, perché di fronte a queste assurde richieste, quello hanno detto, no, ci vendiamo la centrale, abbiamo costruito e diamo tutto a noi. Addirittura avevano chiesto che a Monte o a Palle, non sono un tecnico, la installazione di uno stallo, ecco i tecnici, di 200.000 megawatt, cioè che rappresentava, come si dice, la metà della produzione della centrale. Allora, a questo punto, i signori della centrale sono scattati, li hanno trattati in maniera non molto, io sono rimasto perplesso, però vi dico la verità, non li ho potuti difendere come avrei voluto, perché purtroppo non avevo argomenti, quindi era un libro dei sogni. Quindi questo è quando poi si specula, dovrò fare questo, quest'altro. Era una richiesta, già da loro. E come ho detto in consiglio comunale, signori miei, io avrei potuto, siccome quel documento l'ho avuto in tutto, avrei pure potuto chiamare il dirigente e dire questo è il documento qua, fai conto che non l'avete fatto, cosa che chissà quante volte l'hanno fatto. Io non solo non ho fatto una cosa del genere, l'ho portato in consiglio comunale per la trasparenza e la chiarezza. Mi domando quanti altri sindaci avrebbero fatto come me, io vi rispondo senza tema di smentita, nessuno, almeno fino ad oggi. Avete bisogno, il sindaco a disposizione per voi.